Vertenze, gamme e zuccherificio ancora in primo piano nell'agenda politica regionale. I sindacati hanno incontrato nuovamente l'assessore alle politiche agricole e forestali Facciolla. La speranza per il polo avicolo resta quella dell'area di crisi, mentre per lo zuccherificio attrarre nuovi investitori. A Termoli il nuovo centrodestra continua ad incalzare l'amministrazione Sbrocca, questa volta a finire al centro del dibattito politico il bilancio comunale e gli 8 emendamenti presentati dal consigliere Antonio Di Brino. Bagno di folla a Termoli per Barbara D'Urso, ospite dello store dell'imprenditore Giuseppe Basile. Tra sorrisi e foto ricordo, la nota conduttrice televisiva ha mostrato apprezzamento per la cittadina adriatica e rivolto un saluto speciale ai telespettatori di Molise TV. In casa Campobasso, ieri, giorno di pausa dopo l'amichevole di sabato, hanno lavorato a parte solo Censori e Dimas. Ad Isernia domani parte il ritiro degli under biancocelesti, mentre Natalini, ex agnonese, giocherà con la Vastese in eccellenza. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito in apertura, il futuro delle filiere avicola e saccarifera. Doppio confronto a Palazzo Vitale per spiegare a lavoratori e sindacati le azioni che la Regione intende mettere in campo per salvare la gamma e lo zuccherificio, preservando al contempo l'occupazione. I dettagli nel servizio. Vertenze, gamme e zuccherificio ancora in primo piano nell'agenda politica regionale. I sindacati hanno incontrato nuovamente l'assessore alle politiche agricole e forestali, Vittorino Facciolla. Nell'ultimo confronto tenutosi in prefettura Campobasso, per i lavoratori della gamma è stata ipotizzata una proroga di un anno della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, la cui scadenza è fissata per il prossimo 4 novembre per effetto del concordato preventivo. Ma per quella data, assicurato Facciolla, lo strumento dell'area di crisi dovrebbe concretizzarsi, in caso contrario già previste accantonate risorse dal piano di sviluppo rurale. Siamo in attesa che il Ministero firmi la decretazione, dopodiché è chiaro che ci saranno da validare i percorsi amministrativi e tecnici per mettere a disposizione le risorse che il Ministero vorrà darci a valle del riconoscimento stesso. Oggi stiamo in riunione con GAM per spiegare, con i lavoratori, con i rappresentanti sindacali di GAM, per spiegare ancora una volta meglio e in ogni caso quali sono le possibilità che vengono al piano di sviluppo rurale. Quindi siamo molto più orientati al futuro. Dobbiamo approfittare del periodo in cui sono ancora applicabili gli ammortizzatori sociali per non farci trovare impreparati nel momento in cui non ci saranno più. Intanto sul fronte concordato, prevista per domani l'udienza dei creditori della gamma chiamati ad esprimersi con un voto che, qualora non dovesse pervenire, equivarrebbe a un assenso, ha spiegato l'avvocato Carmela Lalli. Quanto allo zuccherificio, si continua a parlare di mini campagna bieticola in vista di nuovi scenari. Allora abbiamo fatto un discorso nel quale abbiamo evidenziato prima di ogni cosa che la campagna, che fosse micro o maxi, era esclusivamente finalizzata alla conservazione delle quote e così della forza lavoro e quindi anche dell'appetibilità dell'azienda alla vendita. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'azienda è in vendita. Il prossimo 5 d'agosto c'è una nuova asta finalizzata sempre all'acquisizione dell'asset strategico, quindi alla vendita dell'asset strategico. Se dovesse intervenire un acquirente che lo compra, gioco forza gestirà anche la campagna attuale. Se ciò non dovesse accadere, mi sembra evidente che il nostro orientamento dovrà essere finalizzato a comprendere che cosa accadrà in una fase post realizzazione della campagna. Tra i lavoratori resta il timore che il macchinario affittato per la mini campagna necessiti di meno manodopera. Anche in questo caso però c'è bisogno di manutentare gli impianti, ha spiegato l'assessore, dunque sono al vaglio le soluzioni per garantire tutta l'occupazione. La Regione dunque è impegnata nella programmazione dei fondi europei nella speranza di attrarre investitori seri in Regione, fermo restando la necessità di completare il processo di uscita dalle partecipate come imposto dal Governo nazionale. Domani, martedì 28 luglio, tornerà a riunirsi il Consiglio regionale del Molise. Primo punto all'ordine del giorno, la sospensione dei ricoveri nel reparto di chirurgia all'ospedale Vietri di Larino. Inoltre dovrebbe essere sottoposta ai voti anche la mozione presentata dal consigliere regionale Nunzia Lattanzio sulla revoca di Erminia Gatti dell'incarico di tutore dei minori.
Andiamo a Termoli, dove il nuovo centrodestra continua ad incalzare l'amministrazione Sbrocca, questa volta a finire al centro del dibattito politico il bilancio comunale, gli 8 emendamenti presentati dal consigliere di minoranza Antonio Di Brino. Il servizio. Mercoledì 29 tornerà in aula in una seduta mattutina l'assise civica di Termoli per approvare il bilancio annuale ed è proprio quest'ultimo ad essere finito al centro delle polemiche della minoranza comunale, in particolare del nuovo centrodestra che ne ha evidenziato l'illegittimità a causa di alcuni vizi procedurali. Sono state modificate delle schede di bilancio in corso d'opera durante i lavori della Commissione, rivedendo la previsione del 2013 dall'assestato all'accertato con 50 milioni di euro in meno. Tra l'altro quelle sono schede che risultano all'interno della delibera di giunta comunale, per cui sarebbe stato quantomeno necessario tornare in giunta per approvare le nuove schede. Il consigliere Di Brino, vista la situazione, si è appellato alla Corte dei Conti avanzando un esposto, ma non si ferma di certo qui l'azione politica del nuovo centrodestra, che ha presentato anche 8 emendamenti volti ad una riduzione delle aliquote delle principali tasse che i termolesi si trovano a fronteggiare quotidianamente. Il senso è innanzitutto una riduzione della pressione fiscale, quindi una riduzione dei coefficienti previsti sia per la TASI, per l'IMU, l'IMU agricola che per la TARI. Sull'IMU agricola abbiamo previsto una riduzione del 9,60 al 4,60%, quindi più che dimezzato. Sulla tassa prima casa, quindi la TASI, dal 2,5 al 2 per mille, quindi una riduzione del 5 per mille. Sulla TARI una rivisitazione di quelli che sono i coefficienti tra tari domestiche e non domestiche, agevolando così quello che è e riducendo la pressione sulle famiglie. Continua dunque la battaglia dei consiglieri di minoranza nei confronti dell'amministrazione Sbrocca, re a detta di questi ultimi di aver inasprito al massimo la pressione fiscale e di non favorire lavori infrastrutturali necessari come la bitumazione delle strade, ma di concentrarsi piuttosto su opere faraoniche e di dubbia necessità, come il tunnel cittadino che dovrà collegare il porto con il lungomare nord. Torniamo a parlare dell'emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura, in particolare la zona del comune di Montenero di Bisaccia. Si è svolto questa mattina un incontro tra il sindaco Nicola Travaglini, il vicepresidente del Consiglio regionale Cristiano Di Pietro, il presidente del consorzio di bonifica Trigno e Biferno Giorgio Manes e alcuni agricoltori e rappresentanti delle associazioni delle zone più colpite. Nel corso della riunione, dopo aver fatto il punto della situazione sui gravi danni e sui lavori, il presidente Manes e il sindaco hanno deciso di chiedere un incontro urgente ai prefetti di Campobasso e Chieti e ai presidenti delle regioni Abruzzo e Molise per risolvere in maniera definitiva il problema. Restiamo in Basso Molise, a Termoli, sono nuovamente in stato di agitazione dipendenti della GTM che a partire da oggi effettueranno un servizio ridotto senza fermarsi sul lungomare cittadino. Una decisione presa dopo che le mensilità arretrate da 3 sono passate a 4. Sentiamo. Sono di nuovo sul piede di guerra a Termoli i lavoratori della GTM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano. Infatti le rassicurazioni avute appena la scorsa settimana dopo l'incontro tra il sindaco Sbrocca e l'assessore Nagni sono ancora ferme al palo, mentre gli autisti chiedono certezze immediate. Sembrava essere sbloccato, però a tutt'oggi non vediamo ancora niente, cioè, i mandati non sono ancora arrivati, i soldi non li vediamo, abbiamo maturato le 4 mensilità e quindi di conseguenza siamo a terra con tutte e 4 le ruote. Io una cosa voglio dire semplicemente, che insomma, ci sentiamo ancora presi in giro, sia come sindacalisti, sia come azienda, come lavoratori, come padre di famiglia, e questa situazione non si può più sostenere. Quindi pertanto ci sarà questo fermo, diciamo questa protesta sul lungomare di Termoli, non effettuando più le fermate, visto che a 40 gradi sotto il sole non ci si può. Non si può lavorare senza soldi, e allora gli altri prendono i meriti e noi dobbiamo prendere, insomma, essere trattati così, essere presi in giro non va bene. Fino a fine mese non ci saranno i soldi, giustamente salteranno i pagamenti, anche perché queste le istituzioni vanno in ferie, chi te li firma i mandati? Quindi andando in ferie sia la regione sia il comune se ne parla per la fine di agosto, insomma non è bello.
Una diatriba, quella sul trasporto pubblico, aperta esattamente un anno fa, quando la Regione Molise ha dimezzato del 40% i fondi al Comune di Termoli, ed è da allora che tra possibili interruzioni di servizio, scioperi annunciati e revocati, si continua ad andare avanti a singhiozzo, con i lavoratori che sono stanchi di questa situazione e che chiedono esclusivamente le proprie spettanze arretrate, ormai giunte a 4 mensilità. Parliamo ora della Fiat di Termoli, perché il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato una mozione urgente per il ripristino di alcune corse autobus con fermate dedicate. Vista la nota dei sindaci dei comuni di Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano indirizzata all'assessore regionale trasporti e sentite le rappresentanze sindacali, la mozione di Monaco chiede l'impegno del presidente della giunta e l'assessore ai trasporti a modificare la delibera dirigenziale, ripristinando dunque la corsa autobus Fiat 1 da Termoli alla zona industriale Pantano Basso e 2 in partenza rispettivamente da Bonefro alle 4:35 e da Termoli alle ore 6. Cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'omicidio di Stefania Cancelliere, uccisa dall'ex compagno Roberto Colombo. Per lui solo 35 giorni di carcere, 22 mesi di detenzione in una casa di cura psichiatrica a Varazze. Da oggi i suoi arresti domiciliari proseguiranno a casa della madre, dove non sarà più controllato a vista 24 ore su 24. Sconcerto e dolore tra i familiari per la decisione della Corte d'Appello di Milano che li ha concesso i domiciliari. Il servizio. Andrà agli arresti domiciliari nella casa dell'anziana madre a Bergamo il 61enne che il 27 giugno del 2012 uccise l'ex compagna Stefania Cancellieri con 80 colpi di mattarello sul pianerottolo del condominio di Legnano dove lei viveva. Roberto Colombo, oculista che ha lavorato al Policlinico di Zingoni, al Poliambulatorio San Marco, tornerà dunque a casa su decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto il trasferimento immediato dalla casa di cura di Varazze, dove si trovava dal mese successivo al suo arresto per gravi motivi di salute. Colombo è stato condannato in primo grado a 17 anni, confermati in appello nell'aprile 2014. Gli avvocati avevano chiesto la derubricazione del reato di stalking e una riduzione della pena puntando sulla semi-infermità mentale, ma la Corte aveva respinto. Il provvedimento dei domiciliari nella casa materna ha mandato su tutte le furie i familiari di Stefania Cancelliere, così come gli amici della donna e della sua famiglia. È questa giustizia per chi ha commesso quanto di più grave un essere umano possa commettere nei confronti di un suo simile, si chiede il fratello della donna, l'avvocato Livio Cancelliere. Una tragedia assurda che forse poteva essere evitata, considerando che la donna aveva già denunciato l'ex compagno per molestie. La procura di Milano si limitò a sequestrare la collezione di armi dell'oculista. Stefania sapeva di correre rischi e lo aveva confidato più volte a chi gli era accanto. Poi il tragico epilogo. Eppure Colombo ha fatto solo un mese di carcere. Un delitto brutale per cui Colombo non ha mai mostrato pentimento, chiesto scusa. Ed ora, dopo la decisione della Corte d'Appello, è come se Stefania fosse stata uccisa una seconda volta, il grido accorato dei suoi familiari. Grande attesa per la tappa in Molise della Carta di Milano a Colletorto il prossimo 2 agosto in occasione dell'ultimo giorno del Girolio Molise. Evento ideato e promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio per sostenere l'extravergine nel territorio. La carta, che rappresenta l'eredità di Expo 2015, sarà firmata da parlamentari, rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, associazioni e cittadini. Tanti fan che hanno atteso l'arrivo della nota conduttrice Barbara D'Urso davanti alle bucoliche Lifestyle Interiors di Via Milano a Termoli. Tra sorrisi e foto ricordo, la conduttrice di Canale 5 ha ringraziato i presenti e rivolto un saluto speciale ai telespettatori di Molise TV e si è detta felice di essere nella cittadina adriatica ospite dell'imprenditore Giuseppe Basile. Vediamo. Indietro qua, qua c'è troppa gente, più dietro. Attenzione di qua. Attenzione, piano. Attenzione, indietro. Che bello, sì.
Giuseppe, le bucoliche mantengono un'altra promessa ai cittadini termolesi. Sì, io ringrazio Barbara per la visita che ci ha fatto e sappiamo benissimo che è un'icona nazionale, quindi il valore non devo dirlo certamente io, lo danno i numeri e come imprenditore posso dire che con i numeri si vince, sono quelli che si fanno vincere. Lei con i numeri ci ha fatto vedere che è la numero uno e pertanto grazie alla sua amicizia abbiamo detto perché no questa ospitata, questa amicizia, questo incontro qui alle bucoliche. Ecco, puntualizziamolo questo, perché spesso personaggi famosi vanno nelle discoteche, vanno in posti per acclamare la loro importanza, qui invece si è in maniera ristretta in un negozio d'arte spettacolare dove già da tempo insomma è iniziata una collaborazione. Sì. Noi vorremmo dire pomeriggio 5 ormai lo farà le bucoliche come arredamento. No, vabbè, questo qua non credo che spetta a me o a qualcun altro dirlo. Noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo nostro è quello di diciamo esportare il Made in Italy, abbiamo l'obiettivo di farci conoscere, ma nello stesso tempo lavorando con il cinema, facendo qualche partecipazione in qualche film, abbiamo la fortuna di conoscere questi amici che poi diventano amici e ogni tanto ci fanno queste sorprese. E oggi è stata una bellissima sorpresa per me perché io sono poi un fan ancora di più agguerrito, quindi la seguo su tutto domenica live su pomeriggio 5, quindi alla fine per me è un regalo che mi sono fatto, io e mia moglie ci siamo fatti, quindi alla fine di tutto abbiamo fatto anche un regalo a Termoli, perché bisogna dire, scusatemi questo mio francesismo, e Termoli deve pure ringraziare, dovete ringraziare, poco poi io non voglio ringraziarmi, però dateci dimostrazione che apprezzate quello che facciamo, perché lo facciamo non solo per noi, lo facciamo per tutti. Io volevo ringraziare te, Molise TV, per quello che avete fatto, per tutta la serietà, la professionalità e l'apporto che ci avete dato. E penso che questa collaborazione la vedrete anche in seguito, perché saranno loro a dirvi chi verrà, punto interrogativo. Ecco, per chiudere qualcuno direbbe non finisce qui, perché bolle in pentola qualcosa nel mese di agosto, ma non svegliamo nulla. Non svegliamo nulla, ho detto sarete voi a dire quello che succederà. Ciao a tutti quanti, guardate Molise TV. Ciao ciao. Siamo qui in compagnia di Barbara D'Urso, abbiamo visto una fantastica accoglienza di questa cittadina costiera di Termoli. Ecco, ci sono tanti fans che sono qui ad aspettarti e per conoscerti. Sono felicissima a Termoli, credo di essere la prima volta qui a Termoli, è bellissima, prima sono stata sul lungomare, bello, l'accoglienza è calda, ma poi sai, noi terroni, che siete terroni pure voi come me, no? Certo, quindi noi terroni siamo tutti quanti, tutti uniti. Poi sono in questo posto molto carino perché non avevo ancora visto i mobili dei miei amici e quindi mi fa molto piacere che sono un sacco di cose particolari, una completamente diversa dall'altra, molto molto interessanti, ci sono delle cose antiche invece delle cose modernissime. Ecco, allora io adesso ti vorrei chiedere comunque di fare un saluto ovviamente ai nostri telespettatori di Molise TV. Certo, allora Molise TV, che bello, però un bacio grandissimo, vi aspetto naturalmente il 31 agosto, già siamo di nuovo in diretta, quindi voi pigliatevi due televisori, anche uno piccolo, uno lo tenete su Molise TV e un altro lo tenete su canale 5, pomeriggio 5. E avete preso in edicola il braccialetto mio porta fortuna? Sì, quello porta proprio fortuna, costa niente e porta veramente fortuna. Allora, le bucoliche e Molise TV. Carmelita Smack. Ciao. All'indomani della ricorrenza della festa del grano in onore di Sant'Anna continuano i festeggiamenti nella piccola comunità molisana di Jelsi. Oggi è la giornata dedicata all'ottavo premio internazionale La Traglia Etnie e Comunità, un evento che vede la direzione artistica di Pierluigi Giorgio. Il servizio.
Nell'ambito della settimana del protagonismo dedicata alla regione Molise, il 20 luglio 2015 si è tenuto ad Expo l'evento Costruire statue di grano, laboratorio sulla tradizione artigianale della devozione a Sant'Anna del comune di Jelsi. La celebre festa della comunità molisana ha avuto il giusto riconoscimento anche a Milano. Ieri a Jelsi strade gremite di turisti e istituzioni, allietati dall'affascinante sfilata dei carri di grano, tra musica, folklore e tanto divertimento. Ma le novità non finiscono qui. Oggi infatti è la giornata dedicata all'ottavo premio internazionale La Traglia Etnie e Comunità. Beneficiario di tale premio, Monsignor Luis Sacco, patriarca di Baghdad e sostenitore del dialogo interreligioso tra i cristiani d'Oriente. Un evento di rilevante spessore ideato dal direttore artistico Pierluigi Giorgio. Quest'anno si è voluto rendere ancora più attuale il premio, anche un po' per restare in linea con le parole del Papa, cioè la preoccupazione del Papa, che è quella appunto di non perdere l'attenzione sulla drammaticità che stanno vivendo i cristiani di Oriente. E allora ho pensato a un personaggio di spicco, di rilievo, e mi è venuto in mente appunto questo patriarca di Babilonia, il vescovo Sacco, iracheno. La festa di Sant'Anna quindi è generatrice di molti eventi collaterali che mettono insieme divertimento, folklore, ma non bisogna dimenticare l'ampio fattore religioso. Sì, un evento molto importante quest'anno che è davvero il cuore della festa di Sant'Anna. Il 26 e il 27 Jelsi celebra questa festa solenne, la festa per eccellenza. Quest'anno accogliendo il patriarca di Baghdad, Monsignor Sacco, già il 26 mattina nella prima celebrazione e ancor più il 27 sera per il premio interculturale, internazionale che ogni anno il direttore artistico e ideatore Pierluigi Giorgio offre con tutta la comunità jelsese a quanti vogliono riflettere sui diritti umani, sulla situazione oggi attuale del Medio Oriente. Quindi un evento molto importante che ci di cui siamo fieri, che ci gratifica, che ci fa onore, ma nello stesso tempo ci impegna a pregare e a impegnarci per costruire la pace ogni giorno. Apriamo la pagina sportiva. Domenica di riposo ieri in casa Campobasso dopo l'amichevole di sabato. Hanno lavorato a parte solo i due nuovi acquisti dei rossoblù, Dimas e Censori. Mentre ad Isernia domani si parte con il raduno degli under. Il servizio. L'amichevole di sabato con i Reds per il Campobasso è stato un buon test per verificare lo stato fisico della squadra dopo la prima settimana di ritiro, ma soprattutto per vedere se i giocatori hanno recepito i primi dogmi calcistici del trainer Roberto Cappellacci. Un'amichevole che ha già fatto emergere i primi segnali incoraggianti e dopo la quale Cappellacci ha ribadito le sue idee per questa stagione, ovvero la sensazione di poter vincere il campionato. Intanto nella giornata di ieri la squadra ha effettuato un giorno di riposo dopo una settimana intensa di lavoro fatta di ritmo, possesso palla, ma anche di una corposa parte atletica. Non tutti hanno riposato, infatti sia Dimas che Censori hanno effettuato un lavoro differenziato per mettersi al pari con gli altri componenti della rosa rosso-blu. E ci spostiamo ad Isernia, dove finalmente, assodato che Biscotti sarà il presidente dei biancocelesti, per Luigi De Bellis l'allenatore, domani si partirà con il raduno a cui prenderanno parte per il momento solo gli under, in attesa di allestire una squadra degna di questo nome che possa garantire un campionato senza patemi d'animo. Ed infine una notizia di mercato che giunge dall'Alto Molise. Infatti l'ex Granata Alessio Natalini il prossimo anno giocherà con la maglia della Vastese in eccellenza. L'esperto difensore ha deciso di accettare la corte serrata degli abruzzesi. Ci sono novità societarie in casa Spinete, dove Palmerino Diamente è stato nominato nuovo direttore sportivo. Diamente ha ottenuto la massima fiducia dal presidente Jacopo Antuono, che ha definito il neo DS come l'uomo giusto per fare un adeguato campionato. Fresco di nomina, Diamente si è già messo alla ricerca del trainer dello Spinete per la prossima stagione. Diversi i nomi in circolazione nelle ultime ore, tra cui i più accreditati sono quelli di Martinelli ed Esposito, entrambi molto graditi al presidente Jacopo Antuono, anche se a detta del DS la rosa dei papabili è molto più ampia.
Alessandro Petrella, dopo 10 anni come assistente in Serie A, è pronto per una nuova sfida. Infatti il fischietto termolese è stato da poco nominato nuovo presidente del Comitato Arbitri Regionale. Il servizio. Alessandro Petrella, dopo tanti anni di onorata carriera e aver portato in giro il nome del Molise, cambia mestiere e torna in regione. Un ruolo completamente nuovo per me, perché io sono abituato a calcare i campi, diciamo, dall'interno, quindi da protagonista all'interno del terreno di gioco. Un ruolo nuovo perché è un'esperienza dirigenziale che oltre ad essere impegnativa è anche diciamo qualificante per i ragazzi che mi trovo a gestire. Si tratterà di occuparmi delle designazioni a livello regionale, di valutare gli arbitri e proporli per l'eventuale passaggio, diciamo, a livello superiore, quindi alla prima categoria nazionale. Quindi si tratterà di rimettersi nuovamente in campo, però per un'attività completamente diversa rispetto a quella che ho fatto fino ad oggi. Parliamo un po' della tua brillante carriera, limite d'età, costretto di fare questa scelta. Fortunatamente naturale fine della nostra carriera, perché non tutti arrivano a compiere i 10 anni di permanenza in Serie A, visto che gli avvicendamenti possono avvenire anche prima. Sono stati 10 anni impegnativi, belli, ricchi di grandissime esperienze e di grandi soddisfazioni, per cui guardo indietro con tanta soddisfazione. Un incarico da poco ricevuto, ma com'è il panorama arbitrale molisano? Diciamo che a livello nazionale i nostri arbitri sono considerati, anche perché siamo molto ben rappresentati sia come arbitri che come assistenti, e quindi quando parlo di arbitri parlo anche di arbitri al calcio a 5, al beach soccer, considerato che uno dei nostri arbitri, in particolare Matticoli, ha diretto la finalissima del campionato mondiale di beach soccer che si è tenuta la scorsa settimana. Quindi siamo molto ben rappresentati, anche se siamo scarsi 500 associati. Il panorama dei ragazzi a livello regionale è ottimo, sono molto giovani, hanno tantissima voglia di fare, sono preparati fisicamente e atleticamente, quindi ci sarà sicuramente da divertirsi quest'anno. Ci sono novità anche in casa Petacciato, dove Nazario Di Lena ha lasciato il club bassomolisano. Di Lena nell'ultima stagione ha svolto egregiamente il ruolo di direttore sportivo, ma per questa stagione ha deciso di fare un passo indietro. Un ringraziamento in particolare va al tecnico dell'ultima stagione Silvio Campofredano e a tutti i ragazzi, ha affermato l'ormai ex DS, che poi ha aggiunto: abbiamo centrato una splendida salvezza nell'ultimo campionato e di questo va dato atto a un ottimo staff e ad una squadra che ha dato sempre tutto in ogni partita e in ogni allenamento. Auguro a chi resta nel Petacciato di fare un grandissimo campionato il prossimo anno, conclude così la nota di Lena. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo, arrivederci. Il meteo è offerto da Io quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Previsioni del tempo per martedì 28 luglio. L'alta pressione continua la sua azione sulle regioni meridionali dello Stivale, rinnovando così cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Venti deboli settentrionali in rotazione quadranti sud-occidentali, basso Adriatico e canale d'Otranto poco mosso. Temperature stabili con punte prossime ai 35-36 gradi sui settori interni, vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 19, massima 31 gradi. Isernia minima 18, massima 31 gradi. Termoli minima 25, massima 32 gradi. Il meteo è stato offerto da
dico a lei. A consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.